Quando sei talmente stanco da essere esausto, abbattuto e privo di energie che l'unica cosa che avresti voglia di fare è startene sul divano a guardare serie TV, lo sai qual è l'unica vera soluzione? Startene sul divano a guardare serie TV. Chi dice che essere performanti, in forma smagliante a tutti i costi e produttivi sia meglio che oziare? Ma il sistema che ti incatena, come cantavano i 99 Posse. Mai sentito parlare del dolce far niente? L'ozio era una virtù che i greci, gli antichi greci, celebravano. Scrive Virgilio, i greci, all'epoca del loro antico splendore, non avevano che disprezzo per il lavoro. Ed il lavoro, lo sai a chi era consentito? Soltanto agli schiavi. L'uomo libero conosceva solamente gli esercizi ginnici e gli esercizi dello spirito, ed i poeti cantavano l'ozio come un dono inestimabile ricevuto dagli dèi. E in Oriente non sono certamente da meno. I saggi, venerati ed osannati da tutti, sono coloro che stanno tutto il giorno a gambe incrociate a contemplare l'infinito, i cosiddetti yogin o meditanti incalliti. E a noi che viene insegnato invece oggi? Fin da bambini ci viene instillato il germe della produttività e dell'avere un'agenda a tutti i costi serrata, come fossimo tanti piccoli presidenti degli Stati Uniti. Innanzitutto la scuola. E poi non vorrai per caso non imparare a suonare uno strumento musicale? E magari anche una lingua nuova, esotica. E poi c'è il circolo dei piccoli videomaker in erba. E poi quello degli scacchisti under 10. Non vorrai che un bambino delle elementari non sappia fare quell'apertura detta difesa alla siciliana, vero? E poi che succede? Diventiamo grandi, rimaniamo invischiati in questa agenda stracolma di impegni. Corriamo per andare al lavoro, corriamo per avere 45 minuti di pausa pranzo da passare con l'amico di turno. Corriamo per tornare a casa e fermarci ben 30 minuti, e poi corriamo per andare 50 minuti in palestra, e poi corriamo per andare a prendere una birra per 27 minuti con la nostra fidanzata, e poi 7 minuti di amplesso, e poi corriamo fino alla tomba, dove lì possiamo giacere per l'eternità. E se fosse tutta una truffa e il vero segreto per ricaricarsi fosse proprio celato dietro al non far niente, al riposarci, al fermarci? Se il corpo, che è ben più saggio dell'agendina del tuo smartphone preferito, fa accendere la spia della stanchezza, significa che ti devi fermare, che hai bisogno di riposo, che ti devi concedere il dolce far niente. Hai mai visto per caso un leone con la 24 ore sotto braccio che corre nella City di Londra elargendo sorrisetti di circostanza a destra e a manca? La verità è che ti stanno rubando la vita, promettendoti che la vita vera avverrà quando otterrai il tuo primo milione di euro, oppure quando potrai acquistare la tua prima Lamborghini, o forse quando andrai in pensione, e poi quando sarai morto. Niente più. Ma la vita è adesso. E se ti sembra una frase fatta, fai un piccolo esperimento insieme a me. Fermati, spegni il telefono, spegni il PC, fermati per due soli minuti. Non esiste niente al mondo che non possa aspettare due minuti, anche se stai lavorando, anche se sei in famiglia, e prova a guardarti intorno, non per raccontarlo a qualcun altro, non per andare da un'altra parte, ma per il semplice piacere di guardare. Oppure ascolta quello che intorno a te si sta muovendo, oppure dentro di te, e ascolta per il semplice piacere di ascoltare, per nient'altro. Fallo per due minuti. E adesso dimmi, che cosa hai scoperto?